Stefano Casagrande, la sua Coppa d'Oro, la corsa nel 1989 col numero 1 da campione italiano. Manca una settimana da lieve e da lieve prima della corsa Coppa Rosa e Coppa d'Oro di sabato e domenica prossime. Un consiglio su come prepararsi durante questa settimana, vista anche la tua esperienza. Ma a questo punto mancano 7 giorni, quindi penso che il consiglio, l'unico consiglio che si può dare è quello di recuperare il lavoro svolto fino a qui, fatto fino a qui, perché in teoria in questi giorni dovrebbero essere gli ultimi di carico, quindi di allenamenti tosti, per poi recuperare durante la settimana con un'uscita magari mercoledì un po' più lunghetta e arrivare alla migliore condizione per sabato domenica. Se tu fossi direttore sportivo di qualche favorito, cosa gli consiglieresti? Ma è una corsa parlando di Coppa d'Oro, ma anche le altre, molto, con molti partenti, che si parte in 400 a Coppa d'Oro. Bisogna lavorare di gomito. È un po' scontato, però bisogna correre avanti. Dopodiché è sempre molto interno al lotto, perché può succedere come l'anno scorso che vanno via tre corridori dopo pochi chilometri e arrivano alla fine, oppure si risolve nel finale. Io mi sentirei di consigliare di rischiare stare nel gruppo fino all'ultimo e poi gli ultimi due giri sulla città di Terre e tirare fuori tutto quello che si ha.